Capita spesso di entrare in uffici istituzionali dove magari uno c'è poco lavoro e uno si stende, si mette sul tavolo e si mette a dormire, a riposare. Sì. È sbagliata come Allora no, posizione? esiste una posizione particolare che Questa qui adesso è non anche possiamo. una piccola Sì. frecciatina alla pubblica Sì, no, no, amministrazione. per carità. Volevo soltanto dire che esiste una posizione particolare che può essere assunta, cioè si mettono le braccia conserte e poggiare il capo in mezzo alle braccia, in questo modo si detendono un pochino i muscoli paravertebrali che spesso sono causa di dolore lombare. Ecco, questo l'avevo detto all'inizio, Questo potrebbe. ovviamente se proprio non se ne può fare a meno, però non si dorme al lavoro, insomma, Certamente, questo, bastano cioè, pochissimi minuti nella pausa prevista, andiamo chiaramente, non cattivi al con, di fuori, nella pausa, nella pausa chiaramente. prevista. Prende chi sta al computer, dopo 4 ore magari si può riposare quei 10 minuti in Esatto, questo modo, esatto. perfetto, c'è la pausa. Perfetto, invece un'altra cosa, il computer invece? Per quanto riguarda l'uso del computer, dicevo prima, è molto importante regolare bene il monitor, mettersi bene al di sotto del tavolo, che deve essere la giusta regolazione, poggiare bene i gomiti diciamo, su questi, come ho detto già, questi, diciamo, su questa sedia che deve avere appunto l'appoggio a braccio, che deve essere anche regolabile in altezza, e poi poggiare anche i polsi sulla tastiera. In questo modo, diciamo che chiaramente si previene molto bene. Diciamo, lo stress dei muscoli, diciamo, non soltanto lombosacrali, ma anche cervicali. Ricordo che la buona poltrona è una poltrona che ha anche un buon supporto lombare, che deve essere robusto, non deve essere una poltrona, insomma, che dà la sensazione di una certa precarietà. La poltrona di Certo. buona qualità chiaramente si riconosce subito, anche dal costo, oltretutto. Perciò diciamo un'ultima cosa perché praticamente siamo quasi in chiusura, poi abbiamo Sì, da lasciare sì. la linea a Valeria Arnaldi, chiaramente, che con la sua agenda dello spettacolo, che non è andata a metà trasmissione proprio per motivi di tempo, di palindisca, proprio di scaletta, però chiuderà appunto questa puntata Radio dei VIP. Praticamente, tra l'altro Valeria è una che va sempre con i tacchi alti. No, scherzavo, lei non usa mai, difficilmente usa tacchi. Una volta sì, però li usava, una volta li usava Valeria tipo, i tacchi alti, poi a un certo punto ha cambiato look. Però, diciamo, questo si dice spesso che i tacchi alti fanno male. Non è proprio vero questo fatto, a seconda delle situazioni, vero dottore? Esatto, come abbiamo visto dall'inizio della trasmissione, ogni caso è a sé, nel senso che un soggetto che ha un rachide lombosacrale che ha perso la sua normale Questo è importante lordosi, per le donne, chiaramente, perché certo, tanti. devono appunto mettere dei tacchi che hanno un tacco un po' più alto del normale. Invece delle donne che hanno una notevole iperlordosi, devono appunto portare i tacchi solo piuttosto bassi. Insomma, in altri termini, maggiore è il tacco, maggiore è la curvatura, la lordosi lombosacrale, quindi deve essere modulato in rapporto a questa caratteristica fisica di ciascun soggetto. Perciò anche i tacchi sono a seconda bisogna fare una scelta, una valutazione soggettiva, chiaramente Esatto, esatto. non di Non gruppo, non di generica, massa. non Certo, generica, sì. perfetto. Bene, a questo punto siamo in chiusura. Io ringrazio il dottor Finucci, appunto, ricordo, appunto, fisiatra presso il Centro Paraplegici di Ostia, per questa bellissima trasmissione, questi consigli per l'uso Grazie. dati appunto al pubblico della Radio dei VIP. Ringrazio appunto Eleonora Vallone, per l'intervento appunto, in trasmissione, e la dottoressa Tiziana Manenti, ricordiamo che è medico e insegnante di danza del ventre. E poi naturalmente ringrazio anche, saluto Max Giurastante in cabina di regia, a tutti voi, e la linea passa a questo punto. Noi ci vediamo, poi a proposito, questo è un appuntamento molto importante, la prossima settimana non saremo in onda dalle ore 16 alle 18, ma sicuramente dalle ore 20, e seguiremo a oltranza fino alla fine della kermesse, appunto, seguiremo appunto il Festival di Sanremo. Perciò speciale Sanremo la prossima settimana dalle ore 20. Mi raccomando, sintonizzatevi sempre su Radio Roma 103.9. Adesso la linea passa a Valeria Arnaldi per l'agenda dello spettacolo. Ciao, a sabato prossimo. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Radio Roma. Radio Roma.